Piena convergenza, non so, sicuramente molta chiarezza, piena chiarezza dobbiamo dire, perché ci sono state delle uscite abbastanza demagogiche e fuorvianti, viceversa c'è un'esigenza, quella di Selle, di fare chiarezza sull'AIA, ma in modo particolare di fare chiarezza sul CSS, cioè di fare finalmente chiarezza sul funzionamento delle centrali e però aggiungo io su tutti i fattori inquinanti che sono a Civitavecchia, che sono le due centrali e che sono il porto. Allora, per questo che abbiamo nominato presidente dell'osservatorio ambientale uno scienziato, il massimo scienziato possibile che si poteva avere sul territorio nazionale, che è il dottor Marsili, primo ricercatore dell'Istituto Superiore della Sanità, il quale potrà venire a Civitavecchia e faremo a settembre una grande conferenza insieme a tutti, dove su basi scientifiche, esclusivamente su basi scientifiche e non da strillossi o da demagoghi, dove noi chiariremo tutte le conquiste che abbiamo ottenuto con l'AIA e tutto quello che non siamo riusciti a ottenere, in modo tale che ripartiamo da lì, affinché dopo questo confronto possiamo ritornare in ambiente, quindi presso il Ministero dell'Ambiente, al quale ministro già ho parlato, al ministro Orlando, per vedere sulla base di verifiche scientifiche e non di cose così pressappochiste e basta, di rivedere quelle che sono le conquiste ulteriori da fare nell'interesse della città e della salute dei cittadini. Io ho voluto evidenziare questo aspetto. Chi oggi ha voluto leggere come posizioni contrapposte all'interno della maggioranza, quella di Sinistra e Libertà con il resto della maggioranza, secondo me non ha capito bene che cosa è accaduto. Io credo che Sinistra e Libertà abbia preso tempo per lavorare a tutti i livelli istituzionali e quindi fare in modo anche di fare delle proposte di legge concrete, perché poi i problemi si affrontano e si risolvono in sede istituzionale. E quindi il tempo dalla dichiarazione AIA ad oggi è servito a questo. E noi immediatamente dopo abbiamo fatto una conferenza stampa per far capire la complementarietà delle nostre posizioni, che non sono quindi in contrapposizione, e la necessità di fare questa conferenza stampa è servita a spiegare appunto che non c'è nessuna contrapposizione.